Problemi di ingegneria sismica nella città di Napoli, e questo è il tema del convegno che sta per partire oggi qui presso l'Università Telematica Pegaso, che ha organizzato l'evento insieme all'Ordine degli Architetti di Napoli. Un evento di grande interesse scientifico, un'occasione per la nostra città di discutere su quelle che sono appunto le tematiche del nostro territorio altamente sismico. Sono con il presidente dell'Università Telematica Pegaso, il dottor Danilo Iervolino, e la Pegaso ancora una volta coinvolta in un evento molto importante, anzi organizzato proprio dalla Pegaso, un evento di alto livello scientifico e un'occasione per la nostra città di discussione sulle tematiche del territorio, del nostro territorio particolarmente sismico. Sì, la valorizzazione del territorio, di questo unicum archeologico e architettonico, è sicuramente alla base del nostro corso di ingegneria. Lo facciamo in collaborazione quest'oggi con l'Ordine degli Architetti, anche perché riconosciamo crediti formativi, nel solco della nostra mission primaria, che è quello del lifelong learning, della formazione continua. Anche perché quest'oggi, come lo abbiamo già fatto 63 volte dall'inizio dell'anno, la nostra università si apre al territorio, ingloba le istanze, un'università inclusiva, aperta, non autoreferenziale, che vuole dare al territorio non solo competenze, ma vuole avere un rapporto dialettico di grande confronto, perché riteniamo che la nuova formazione abbia come fine ultimo non quella di avere un discorso unidirezionale tra il docente e lo studente, bensì abbia un iter formativo complesso e interattivo, proattivo nei confronti dello studente. Il professore Stefano Aversa è presidente dell'Associazione Geotecnica Italiana. Quali sono le finalità di questa associazione? L'Associazione Geotecnica Italiana ha come finalità quella di diffondere in Italia la cultura geotecnica e di rappresentare la geotecnica italiana nel mondo. Questa operazione la fa chiaramente con convegni nazionali, con workshop internazionali, attraverso la prestigiosa rivista italiana di geotecnica, e chiaramente ha anche piacere di partecipare a queste iniziative organizzate qui dalla collega e socia dell'Associazione Geotecnica Italiana, la professoressa Anna Scotto di Santolo. Lei oggi è tra coloro che porteranno i propri saluti ai convenuti, però farà il suo intervento, sarà tra i relatori in una data prossima, mi pare il 14 aprile. Su che cosa sarà il suo intervento? E sarà un intervento abbastanza interessante, credo e spero, sul sottosuolo della città di Napoli, che è un argomento che a noi interessa molto, che affronteremo nel dettaglio in una giornata dedicata. Io presenterò un intervento, ma ci saranno anche altri interventi sulla conservazione dei beni monumentali e sul ruolo della geotecnica in questa conservazione. Il dottor Vincenzo Convertito è tra i relatori di oggi, anzi sarà colui che aprirà il dibattito. Il dottore fa parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, per l'esattezza dell'Osservatorio Vesuviano. Oggi lei farà il suo intervento appunto sulla pericolosità sismica proprio del nostro territorio, dell'area napoletana. Sì, io introdurrò il concetto di pericolosità sismica e ovviamente in maniera abbastanza didattica per rendere più chiaro il concetto a tutti, diversificandolo da quello che è il concetto comunemente noto come rischio sismico. Introdurrò i concetti base e capiremo, spero, alla fine, diciamo, come si arriva alla mappa di pericolosità sismica italiana, zoomando poi sull'area partenopea. E in particolare introdurremo un concetto abbastanza, diciamo, nuovo e importante, che è la diaggregazione, che viene poi utilizzata in tutti gli altri studi ingegneristici, come sarà poi illustrato anche nelle presentazioni successive. La professoressa Anna D'Onofrio, che è docente di geotecnica presso l'Università Federico II di Napoli, oggi farà il suo intervento sulla valutazione del potenziale di liquefazione dei terreni piroclastici napoletani. Sì, in effetti quello che farò sarà prima di tutto un excursus e una spiegazione del fenomeno, perché non a tutti è chiaro quello che noi intendiamo per liquefazione, e poi nello specifico parlerò della suscettibilità al fenomeno della liquefazione sotto azioni sismiche del territorio napoletano, quindi alla scala del territorio. Poi nello specifico presenterò un caso di studi relativo ad un'opera lungo la Riviera di Chiaia. Professoressa, forse tutti si staranno chiedendo in questo momento, quando lei parla di liquefazione di questi terreni, che cosa intendiamo, più accessibile per noi non addetti ai lavori? E dunque, la liquefazione è un fenomeno che ha luogo in terreni a grana grossa,
rosa, diciamo sabbiosi, e occorre precisare che molta parte dei terreni del napoletano, quelli più superficiali, hanno queste caratteristiche, e si verifica allorquando durante un evento sismico si sviluppano all'interno del fluido dell'acqua presente all'interno del terreno, perché siamo in presenza di terreni saturi d'acqua, si sviluppano delle pressioni tali da trasformare, se queste diventano molto importanti, il terreno in un fluido pesante, quindi incapace di sopportare una qualsiasi sollecitazione, di resistere a qualsiasi sollecitazione di taglio, e quindi questo comporta grossi problemi. Ecco, la preoccupazione, o meglio la preoccupazione, l'obiettivo della mia presentazione è quella di mostrare come, se e quando questo può accadere anche nel caso della città di Napoli. Il professore Emilio Bilotta è docente di geotecnica presso l'Università Federico II di Napoli e oggi relazionerà sugli studi, appunto sulla risposta sismica locale del nostro territorio, del territorio di Napoli, citando anche, mi pare di capire, un caso in particolare. Sì, in realtà io partirò da uno studio storico che è stato fatto nel nostro allora istituto già all'inizio degli anni Ottanta dal professore Vinale sulla microzonazione sismica dell'area napoletana, in particolare del centro direzionale, per valutare appunto gli effetti di sito, di amplificazione del moto sismico connessi con le condizioni di sottosuolo locali. E successivamente illustrerò alcuni aspetti di una recente valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio alto, sempre nel centro direzionale, mettendo in rilievo sostanzialmente qualche aspetto interessante rispetto alla vulnerabilità dell'edificio. Quindi, in presenza di un evento sismico, professore, la risposta degli edifici sarà diversa, mi pare di aver capito, in base al tipo di costruzione, alla diversità della costruzione? Certamente sì, ma le competenze dell'ingegneria geotecnica, in particolare dell'ingegneria geotecnica sismica, sono quelle di studiare come si modifica il moto sismico partendo da un sostrato roccioso e arrivando esattamente sotto le fondazioni dell'edificio, e questo in qualche modo è funzione delle caratteristiche del sottosuolo, quindi questo è l'aspetto predominante delle competenze dell'ingegneria geotecnica sismica. Dopodiché il danno sull'edificio è una competenza dell'ingegnere strutturale che, prendendo spunto dalla valutazione dell'azione sismica alla base dell'edificio, poi prosegue in elevazione e quindi valuta il danno eventuale, se c'è, oppure le condizioni di sicurezza di un edificio esistente o di nuova progettazione. Il professore Emilio Nigro è docente di tecnica delle costruzioni presso l'Università Federico II di Napoli e oggi parlerà di un caso specifico, un caso studio appunto sull'analisi sismica di un edificio esistente, un edificio alto, particolarmente alto. Quindi che cosa dirà? Sì. Questo caso studio ovviamente si inquadra bene nella tematica di oggi, perché si tratta di un caso reale di edificio esistente alto, sempre nella zona di Napoli, quindi del centro direzionale, su cui il nostro dipartimento ha avuto, diciamo, una convenzione con l'affidamento appunto di effettuare un'analisi sismica. Edificio di una certa importanza, di una certa altezza, oltre 100 metri, e quindi noi abbiamo effettuato le analisi in campo statico e dinamico di questo edificio per valutarne la sua vulnerabilità e la sua adeguatezza ai requisiti a cui l'edificio, diciamo, deve rispondere. E in questa analisi chiaramente abbiamo fatto un'analisi, diciamo, a 360 gradi, approfondendo gli aspetti sia inerenti al comportamento della struttura, della sovrastruttura, sia approfondendo insieme ai colleghi di geotecnica gli aspetti relativi alle fondazioni, al complesso fondazione terreno. E quindi, infatti, altri interventi della giornata hanno in qualche modo tratto spunto, ecco, da questa attività che noi abbiamo complessivamente sviluppato. Gli aspetti essenziali dal punto di vista strutturale sono ovviamente il fatto che un edificio alto ha un comportamento dinamico particolare, diverso, è caratterizzato da, devo entrare un po' nel merito tecnico, però d'altro canto, cioè, è caratterizzato, diciamo, da periodi di vibrazione elevati, e questo in realtà è un aspetto che porta, diciamo, a delle accelerazioni spettrali, a delle accelerazioni sismiche più basse rispetto ad un edificio tozzo, quindi c'è un aspetto positivo. Il contrario di quello che pensavo.
Diciamo, da questo punto di vista c'è un aspetto positivo perché come dire, gli edifici appunto più rigidi, più tozzi, prendono un'accelerazione sismica, quindi una forza sismica che, no, secondo il principio della dinamica, forza uguale a massa per accelerazione, quindi hanno un'accelerazione sismica, quelli alti, un po' più bassa, diciamo, in proporzione rispetto a quelli caratterizzati da una maggiore rigidezza. È un po' come il discorso del giunco e della quercia, nel senso che la quercia è molto rigida, però a un certo punto può spezzarsi, mentre invece il giunco si adatta maggiormente alle sollecitazioni. Un esempio molto calzante, sì, e comprensivo per noi. Esatto. E quindi, diciamo, noi abbiamo approfondito a questo punto la valutazione delle caratteristiche dinamiche dell'edificio, quindi con i vari modi di vibrare, per arrivare ad una valutazione quanto più possibile accurata di questa struttura. In questo poi abbiamo anche approfondito insieme ai colleghi di geotecnico, come dicevo, la problematica della definizione degli spettri di risposta, cioè dell'input sismico, tenendo conto appunto delle caratteristiche del sottosuolo, la risposta sismica locale, essendo in una zona di terreni abbastanza deformabili. Ovviamente questa attività è stata svolta dai colleghi geotecnici, e quindi l'insieme di questi aspetti, la struttura, il complesso fondazione terreno e la particolare del sottosuolo, ha portato, diciamo, ad un caso studio interessante che ci consente, insomma, che questa attività è ovviamente giustificata data anche l'importanza, insomma, dell'edificio. Il professore Salvatore Visone, che è professore di architettura presso l'Università Federico II di Napoli ed è docente anche qui presso l'Università Telematica Pegaso, è anche presidente dell'Ordine degli Architetti di Napoli. La domanda forse semplice ma più ovvia: questa città meravigliosa, qual è lo stato di conservazione dell'arte dei nostri edifici? Allora, noi abbiamo una città che ci invidiano tutti in tutto il mondo. Purtroppo i nostri edifici, lo stato dell'arte dei nostri edifici lascia molto a desiderare. Se consideriamo che oggi nel parco fabbricati italiano solo meno del 10% sono gli edifici nuovi, mentre il 90% è quello, è il tessuto urbano consolidato, per cui ci sarebbe tantissimo lavoro e tantissimo da fare per la manutenzione e la gestione degli immobili, immobili che hanno un'età abbastanza elevata, per cui c'è bisogno di intervenire, altrimenti succede quello che è successo più volte su Napoli. Quindi bisogna monitorare e intervenire, e in questo modo ci sarà lavoro per tutta la parte dei tecnici e anche per il settore edilizio. La professoressa Anna Scotto Di Santolo è un docente qui presso l'Università Telematica Pegaso ed è un ricercatore, una ricercatrice nel corso di ingegneria geotecnica. E oggi lei ha organizzato questo incontro, questo convegno. Perché la scelta di questo tema? Allora, innanzitutto perché appena laureata, mi sono interessata dei problemi del sottosuolo della città di Napoli, perché appunto la scuola di ingegneria geotecnica nasce proprio a Napoli con un professore emerito che è Enrico Croce, e quindi e poi è stata trasportata la scuola napoletana in tutta Italia. Quindi mi sembrava doveroso cominciare con un tema che riguardasse i problemi di ingegneria sismica, ma focalizzati proprio qui a Napoli. E in quest'ambito quindi il programma si sviluppa, quindi partendo da che cos'è un terremoto, per poter poi vedere come questo terremoto si propaga nel sottosuolo, entriamo nei problemi di risposta sismica locale, per poi vedere le azioni sismiche sulle costruzioni, sia in cemento armato che in muratura. Questo sarà l'ultimo intervento di un altro docente poi qui della nostra Università Telematica Pegaso. Il suo è un impegno molto intenso, so che oltre questo convegno ha in programma altre iniziative. Per il momento ne è stato fissato un altro il 14 aprile, sponsorizzato dall'Ordine degli Ingegneri, quindi organizzato in collaborazione in particolare con la Commissione Geotecnica, sul sottosuolo di Napoli, che dà il titolo Il sottosuolo di Napoli, risorsa o rischio, proprio per far vedere anche un po' in senso lato quali sono i benefici ma anche le problematiche un po' ben note nella città, quali presenza di cavità, sinkhole, frane, alluvioni e quant'altro. E quindi sarà una nuova occasione per portare la geotecnica, quindi un po' l'ingegneria in senso lato nella città, sia dalla parte degli studenti, questo sarebbe l'obiettivo, che dei professionisti, che dei nostri corsisti, diciamo, telematici, che si apprestano quindi a diventare poi ingegneri.
9 corsi di laurea, 7 sedi d'esame, 200 poli didattici. Iscriviti e studia in modo semplice con il nuovo metodo 3.0. Il sistema online adatto ai giovani, ai lavoratori, alle famiglie. Raggiungi il tuo obiettivo. Visita subito il sito www.unipegaso.it.